Bicipiti, cosa dobbiamo sapere per allenarli al meglio? Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano, benvenuti in questa 66esima puntata di Pillole Spartane. Ho deciso di fare questo video sui bicipiti perché molto spesso le persone li allenano anche con molto impegno e non ottengono i risultati sperati. Oltretutto è uno dei muscoli che più diciamo gli uomini ricercano di sviluppare per fini estetici. Questo per ovvi motivi, perché dà una bella forma al braccio e si ha anche un po' la convinzione errata che sia il muscolo che maggiormente è responsabile del volume muscolare del braccio. Quindi faccio presente che 2/3 del volume del braccio sono a carico del tricipite. Ovviamente ci sono persone che sono maggiormente predisposte a sviluppare i bicipiti rispetto ai tricipiti e probabilmente non saranno d'accordo con questa definizione. Tuttavia il tricipite, avendo 3 capi, ha un potenziale volumetrico maggiore rispetto al bicipite. Tornando a noi, facciamo una piccola introduzione sui bicipiti, perché per capire come allenarli al meglio serve un'infarinatura di base per quanto riguarda anche l'anatomia di questi muscoli. Innanzitutto, quando parliamo di bicipiti dobbiamo tenere a mente che non stiamo parlando di un solo muscolo, ma bensì di 4 muscoli, perché i bicipiti sono uno dei flessori del braccio. I flessori sono 4. Abbiamo il bicipite brachiale, che è il muscolo maggiormente visibile anche in posizione frontale ed è quello cui le persone in maniera automatica e per consuetudine associano il muscolo delle braccia al bicipite brachiale, senza ricordarsi che ci sono altri 3 flessori. Il bicipite brachiale è un muscolo formato da 2 capi, ecco perché è bicipite ovviamente, è formato dal capo lungo e dal capo breve. I due capi si fondono in un unico tendine, che è il lacerto fibroso, che si inserisce nel radio. Questo muscolo qui è biarticolare, di conseguenza non viene interessato solo dai movimenti di flessione delle braccia, ma anche quando solleviamo le braccia, quindi questo è da tenerlo a mente. Passando agli altri flessori, poi abbiamo il brachiale, che è un muscolo stavolta monoarticolare posizionato sotto il bicipite, muscolo importante da sviluppare anche in ottica aumento del volume muscolare delle braccia. Questo muscolo, abbiamo detto, è monoarticolare perché interessa solamente l'articolazione del gomito, mentre invece il bicipite brachiale interessa l'articolazione del gomito e della spalla, ecco perché è biarticolare. Il brachiale è quel muscolo che, diciamo, risalta ovviamente lo sviluppo muscolare delle braccia, soprattutto si nota quando guardiamo una persona di profilo. Di profilo vediamo il suo braccio e notiamo se ha o meno lo sviluppo del muscolo brachiale. Il terzo flessore del braccio è il muscolo brachio radiale, che è un muscolo che si nota nella parte superiore dell'avambraccio e ovviamente interviene sempre nella flessione del braccio, ma come vedremo e come ti dirò sempre in questo video tra poco, la posizione delle mani negli esercizi fa la differenza nell'andare a stimolare più o meno uno dei 4 flessori del braccio. Il quarto ed ultimo flessore del braccio è il coraco brachiale, che è un muscolo posizionato nella parte in prossimità della spalla e in prossimità dell'inizio del capo breve del bicipite brachiale. Questi sono i 4 flessori. Come sono composti a livello di fibre muscolari questi flessori del braccio? Il bicipite brachiale ha un 50% di fibre bianche e un 50% circa di fibre rosse. Il brachiale e il brachio radiale sono muscoli invece che hanno leggermente una piccola maggioranza, quindi siamo su un 60% di fibre bianche rispetto a quelle rosse. Il coraco brachiale non ho dati in merito. La posizione delle mani è estremamente importante quando si parla di andare a stimolare uno o l'altro flessore del braccio, perché ad esempio un esercizio per i bicipiti eseguito con le mani in posizione prona, quindi vado a fare una flessione del braccio con la mano in posizione prona, attiverò maggiormente il brachio radiale e il brachiale, come ad esempio invece in posizione neutra andrò ad attivare maggiormente il brachio radiale e poi anche il
brachioradiale. Viceversa, con una posizione delle mani supina, quindi ad esempio un classico curl con bilanciere, pur essendo un esercizio base, lo sforzo andrà a focalizzarsi di più sul bicipite brachiale rispetto agli arti flessori. Il fatto che il bicipite brachiale sia un muscolo biarticolare lo noti anche, ad esempio, quando fai a fare degli esercizi che interessano l'elevazione del braccio, quindi ad esempio un military press, delle spinte in alto comunque, e non sei mai, era un po' magari che non ti allenavi, quindi è uno sforzo del tutto nuovo, il giorno dopo potrebbe non essere così inusuale il fatto che tu avverta dei DOMS anche al capolungo del bicipite. Questo perché viene interessato nei movimenti in cui c'è un'elevazione delle braccia. Questo per farti capire che interviene non solamente nei movimenti di flessione. Ti ho voluto fare un esempio pratico di quando puoi avvertire DOMS in un esercizio che apparentemente non interessa direttamente i bicipiti. Quindi nell'allenamento di questi muscoli bisogna andare, sapendo la funzione che hanno, ad eseguire un numero di esercizi e quegli esercizi su cui noi vogliamo concentrare appunto lo sforzo, se maggiormente in uno dei quattro flessori oppure in maniera generale su tutti i flessori del braccio. L'allenare i bicipiti deve tenere in considerazione anche che molti eseguono allenamenti magari in multifrequenza o comunque solo con esercizi base, e questi probabilmente magari hanno il dubbio che non inserendo degli esercizi diretti per questi muscoli abbiano un minore sviluppo. Questo non è del tutto vero, perché ad esempio i bicipiti intervengono nei movimenti di trazione, quindi sono interessati anche nelle trazioni alla sbarra, nei rematori, e nel variare la posizione delle mani in questi esercizi si andrà a stimolare maggiormente o in maniera minore lo sforzo su un determinato flessore del braccio, tenendo presente che sempre lavorano tutti negli esercizi in cui abbiamo una flessione del braccio. Tuttavia la posizione delle mani andrà a, diciamo, trasferire in misura maggiore lo sforzo su uno o più flessori del braccio rispetto ai rimanenti. Detto questo, quindi l'allenamento per i bicipiti deve essere vario per avere uno sviluppo completo di tutti i flessori del braccio. È importante poi che ci sia un certo isolamento per quanto riguarda gli esercizi diretti per le braccia, perché se io vado a fare un curl con bilanciere in cui la maggior parte del movimento la scarico sulla schiena dondolandomi in questo modo, è chiaro che trasferirò la tensione su altri muscoli e non sui bicipiti. Ciò non vuol dire che non ci può stare anche un po' di cheating, ad esempio nel curl con bilanciere. Mi viene sempre in mente l'esempio di Arnold, che eseguiva il cheated, tra virgolette, curl, dove si aiutava leggermente con il corpo nella fase positiva del movimento, ma enfatizzava la fase negativa del movimento, che è estremamente importante per generare danno muscolare e enfatizzare lo stress sui bicipiti. Quindi magari se avete dei problemi nello sviluppo di questi muscoli, provate anche questa tecnica del cheated curl enfatizzando la fase negativa del movimento. Quindi magari caricate un pochettino di più il bilanciere, fate una fase positiva del movimento leggermente esplosiva e una fase negativa invece accentuata e controllata per garantire il massimo sforzo ai bicipiti. Questo ovviamente non vuol dire che dovete sempre fare questo allenamento, è una tecnica che potete utilizzare e variare più spesso per avere il massimo sviluppo di questi muscoli. È importante non allenarli troppo, perché comunque sono un muscolo piccolo, quindi non troppe sere durante l'allenamento. Questi ovviamente dipendono da più fattori, primo fra tutti la vostra capacità di esaurire questi muscoli interessati e ovviamente anche dalla tipologia di allenamento, perché se vi allenate in una scheda multifrequenza dove utilizzate il buffer, e ovviamente non andrete a fare degli allenamenti a cedimento in questo senso. Quindi anche l'allenamento che vi ho illustrato con l'esercizio cheated curl ha senso ovviamente in una scheda in monofrequenza dove c'è una determinata logica della programmazione nell'allenamento. Detto questo, spero che questi pochi consigli comunque vi siano utili e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!